bel bambolotto. Sì. Maurizio Mattioli è un bambolotto. Ma la gente che dice? Ma non te lo ricordi vacanze Natale? Come no? Com'era sexy! E chi aveva fatto gli effetti speciali? Rambaldi, chi aveva fatto? Com'è possibile? Ma la senti che dice? Sì, la sento, ma cosa vuoi se lui le piace e tu no? Infatti. E com'è che si è toccato a Maurizio Casagrande aprire la stagione teatrale al Teatro Apollo di Crotone, appuntamento inserito nella quinta edizione della stagione concertistica L'Era della Magna Grecia, ideata da Maria Rosa Romano, direttore artistico della Beethoven Acam di Crotone. A tu per tre, una leggera commedia nella quale Maurizio Casagrande, autore e regista partenopeo, ha realizzato una semplice ma allo stesso tempo profondo menage a trois con le due artiste in scena con lui. A tu per tre sono tre perché sono io in mezzo a due bravissime artiste che sono una cantante che si chiama Ania Cecilia, amica da sempre, artista straordinaria che ha scritto canzoni per Mina, per Patti Bravo e per tanti, e quindi mi fa da partner canora, e poi c'è una pianista che invece fa da partner musicale a tutto lo spettacolo, ma entrambe mi danno addosso, e quindi immaginate un uomo in mezzo a due donne, che fine tristissima fa, e quindi è tutto molto esilarante, è uno spettacolo fatto di emozioni, di momenti, di sensazioni, tutto annegato in un mare di risate. Maurizio Casagrande come ne esce fuori da questa situazione? Male, come ne deve uscire? Arrabbiato, infastidito, ma sempre innamorato dell'arte, della bravura, e dato che sono due bravissime artiste, la rabbia è tutta scena. E chi se lo poteva immaginare che il nome Maurizio scatenasse questo poco in te? Ma guarda, sono innamorata fin da bambina. Gesù, e perché me l'hai detto prima? Anche tu mi piaci moltissimo, da sempre. No, aspetta, aspetta, tu stai pensando che io l'ho dedicata a te? Non è dedicata a me sta canzone? No, a me piace Maurizio, ma Tioli. Una conversazione amichevole, cordiale, quasi privata che Casagrande ha costruito affidandosi alla memoria descrittiva degli innumerevoli episodi che hanno caratterizzato la sua lunga e brillante carriera artistica. Io sono un uomo da tournée, io bazzicavo tutte queste zone splendide negli anni in cui facevo tanto teatro e avevo tanto tempo da dedicare al teatro. Poi il cinema, la televisione, insomma, ti rubano tanto tempo, il teatro è povero, ha bisogno di, insomma, di pazienza e di voglia, e io ne ho tanta, soprattutto dopo la pandemia c'è una tale voglia di pubblico che io mi farei una tournée di 2 anni. Sai cosa diceva Schopenhauer? Che diceva? L'ironia è il pudore dell'umanità. Quelle delle automobili, che le aree no. Io parlavo di Renato, scrittore.